Channel la seguiremo e poi sempre su Inter Channel dalle ore 21 ci sarà la prima serata con Edoardo Caldara, quindi i tifosi che hanno già scritto tantissime mail e tantissimi sms avranno ancora un pochettino di tempo per domandare tutto ciò che vogliono a Freddy Guarin. E naturalmente in attesa di vederlo in campo da titolare, di vederlo in campo totalmente recuperato e dando, insomma, gli abbiamo dato il tempo di recuperare con calma e con tranquillità ed è un giocatore che sicuramente può fare la differenza. Ma che fa la differenza non lo diciamo noi, nel senso, noi vi raccontiamo quelle che sono le nostre impressioni, ma sono delle impressioni dettate dal tipo di giocatore che è lui e dal suo passato. Cioè un giocatore che fa il tripletino, così come è stato chiamato, quindi Europa League, Coppa e campionato con il Porto, e lo fa da protagonista, perché non l'ha fatto semplicemente da giocatore da comparsa, ma da assoluto protagonista. Erano due o tre i giocatori di quel Porto, è un giocatore da tenere in considerazione e che la società sicuramente ha fatto bene a comprare. Tra l'altro sui quotidiani poi lasciano comunque il tempo che trovano, perché poi sono notizie come sempre non confermate, si è parlato di un interesse per lui anche da parte del Real Madrid. Un giocatore, anche questo non è confermato, ma sono anche cifre importanti nel senso molto buone per accaparrarsi un giocatore del suo livello. Adesso apro una parentesi, una mini parentesi di auguri, sì. No? Avevamo visto prima l'uovo di Pasqua, leggo anche naturalmente la mail dopo che ci ha mandato appunto Luciano con la foto, appunto ringrazia Interchannel, naturalmente manda i migliori auguri di buona Pasqua, ne abbiamo fatto vedere. Eccola qui la foto. Continuando, e poi scrive appunto sulla sentenza che abbiamo letto prima, spero che la famiglia Agnelli la smetta di attaccare la nostra Inter, ciao Luciano, quindi aggiornatissimo. Invece ancora in tema di auguri, volevo fare gli auguri anche a Rivelino da Carpi, così il nostro telespettatore che ci ha scritto, noi l'abbiamo sentito prima al telefono, volevamo fargli gli auguri in diretta, compiuto 64 anni, lui è un po' timido, però gli abbiamo detto, dato che ci segue sempre tutti i giorni, naturalmente gli facciamo gli auguri in diretta, e sempre forza Inter, scrive lui, come Pino Romano di Saronno che scrive grazie ragazzi, avanti così. Quindi spazio anche ai messaggi. È la mentalità giusta quella. Poi sperando magari in qualche calcio di rigore in meno migliorerà anche la differenza reti. 5 gol comunque li abbiamo fatti e sono gol non frutto di casualità, ma frutto comunque di giocate, frutto di una squadra che sta ritrovando la sicurezza, una squadra che sta ritrovando la tranquillità, che sta ritrovando anche la preparazione migliore a livello fisico e a livello tattico. Invece scrive Francesco, che tra poco magari sentiremo per un saluto finale, eccolo. Buongiorno. Pronto? Ciao Francesco. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ciao, stavamo giusto introducendo il tuo messaggio. Benissimo. Allora, tu dici, vi seguo, voglio vedere i ragazzi con ritrovato entusiasmo, bravo Stramaccioni, avanti così. E poi dice, perché non fate una trasmissione col pubblico in studio? Ciao a tutti. In effetti, ogni volta che facciamo, molte volte è capitato che abbiamo fatto radio a piano, io ho sentito anche spesso Edoardo Caldara che diceva io farei una mega puntata con tutti gli abbonati, tipo in un'arena aperta in cui ognuno può domandare quello che vuole, un confronto. Certo, mi sembra una cosa simpatica, mi sembra una cosa intelligente, poi insomma, se gestita bene voi siete in grado di farlo, può essere una cosa piacevole, credo. Sì, e poi tu invece poi hai mandato anche un'altra mail, sì. E ci hai detto che non ci scrivevi da qualche giorno perché avevi finito il credito, quindi adesso noi siamo tranquilli, hai ricaricato. È vero, sì, ho finito il credito, poi non c'avevo voglia di andare a ricaricarlo, aspettavo che me lo ricaricassero loro in automatico e dal primo del mese me l'hanno ricaricato, per cui adesso richiamo, sì. E poi hai scritto naturalmente di Mister Stramaccioni, ti è piaciuto? Sì, guarda, io sono veramente contento perché innanzitutto è un giovane e ha voglia di fare, per cui largo i giovani, è una persona laureata, per cui non è uno stupido, e io queste cose le apprezzo perché insomma in questo mondo
un po' di cultura, un po' di intelligenza non guasta, per cui voglio dire benvenga da noi, ecco, tutto lì. Non è da tutti, certo. Non è da tutti, ecco, insomma. Non è assolutamente da tutti e soprattutto fa capire subito il tipo di personaggio che è. Tra l'altro è un lato del suo carattere, perché comunque è anche un lato del carattere, ma è la sua cultura e tutta certo. È stata apprezzata anche dal presidente. Il presidente certo, Massimo certo. Moratti è inevitabile. Certo, ma le persone acculturate, come ci dice, ben vengano, insomma, voglio dire, è anche un piacere parlare insieme, scambiare le idee e via discorrendo. Posso dirvi una cosa, sì? Ragazzi? Certo. Allora, io non mi piace quando parlate dell'altra squadra di Milano, perché io ho visto che è un canale dell'Inter, non state troppo su quei... Non so come definirli, perché non vorrei essere... maleducato, però ecco, parliamo più di noi, delle altre cose a me non me ne frega niente. Hai ragione, hai perfettamente, perché, cioè, questo cosa vuol dire? Che viene rivalutato in maniera pazzesca quello che abbiamo fatto noi 2 anni fa, per cui ecco, teniamocelo per noi. Tu dici, è implicito, lasciamolo così, non c'è bisogno di dirlo. Ecco, hai capito, noi siamo orgogliosi noi. Poi ecco, vorrei dire una cosa, se posso. Prego. Mi ha fatto veramente un'enorme impressione Guarin. L'abbiamo letto nel tuo messaggio, infatti stavamo parlando di lui anche poco fa, che domani sarà il Guarin Day qui ad Appiano Gino. Certo, cioè, mi ha fatto veramente un'impressione, Pagiami, mi piaceva da come si muoveva in campo, una potenza che veramente deve essere devastante quando sarà in forma. E io me lo vedo già in coppia con Ricky, con Alvarez, mi sa che veramente qua... Facciamoci il deal, ragazzi. Speriamo, diamogli il tempo, già gliel'abbiamo dato, ma ancora di più. Con calma lo aspettiamo, San Siro l'ha accolto nella maniera migliore, anche perché lui è riuscito a farsi accogliere nella maniera migliore, perché fin da subito ha dimostrato di essere all'altezza, di essere, come si dice, sul pezzo e di non tirarsi indietro mai, di sacrificarsi sempre. Quindi è un giocatore che sicuramente può essere importantissimo. Certo. Poi un'altra cosa, se posso. Sì, certo. Un po' più di luce su di voi, che almeno vi si vede bene in faccia, perché voglio dire, siete giovani, siete bei ragazzi, fatevi vedere, magari Caldara e Scalpini, magari ecco, oscuratevi un pochettino, ma voi due insomma siete giovani. No, è proprio il concetto della trasmissione in realtà che va e di là. E si accendono le luci qui su tua richiesta, Francesco. Ma che bella ragazzi, viva la gioventù. Grazie per i complimenti, però insomma. Va bene. Perché lo spazio di Radio Appiano, questa è una metafora, è dedicato naturalmente a voi. Certo. E noi giustamente vogliamo essere un collante tra la squadra sì, e chi era una scusa segue. Per farvi vivere anche da vicino maggiormente gli allenamenti e tra l'altro per magari dare più importanza anche a quello che si dice nella trasmissione, non so se certo, riesco sì, a spiegare. Un po' di luce, vedere va bene, un po' va bene. Male, insomma, dai, ecco, va bene, dai. Anche se Letizia l'ho vista dal vivo, cioè, lì sì. A Bagnolo Cremasco, per cui voglio dire, sono contento così, ecco. Grazie. Così ci vediamo più spesso dal vivo, ecco. Certo. Va bene, ragazzi. Grazie Francesco. Grazie sì. Francesco. Ciao. Tanti auguri, alla prossima. Grazie. È vero, tanti auguri di buona auguri. Pasqua. Ciao. Ecco, richiesta subito, è stato esaudita, subito accontentato. Certo. No, è chiaro, si apprezzano sempre, si ascoltano sempre anche le critiche. Io poi critiche, insomma, era un consiglio chiaramente. L'unico motivo per cui forse ci siamo dilungati un pochino perché arrivano tantissimi messaggi su questi argomenti. Perché sì, c'è questa spiegazione del Milan, io 22 rigori, poi qua chiudo, veramente è solamente per spiegare. E noi cerchiamo di darvi quella che è la nostra lettura, cioè quella che abbiamo spiegato prima. Quindi questo è l'unico motivo, non perché ci interessi direttamente l'altro lato, ma semplicemente perché ci chiedete di parlarne attraverso le mail, la rassegna stampa va in un certo modo e ci fa piacere anche spiegarvi il perché c'è questa lettura. Invece andiamo avanti parlando di Inter, manca ancora poco tempo, poi naturalmente... Sì, in realtà siamo quasi in chiusura, ma forse leggiamo ancora un paio di messaggi, poi vediamo il promo per Freddy Guarin, che avrete modo ancora di scrivere. Ah, abbiamo parlato di Guarin, allora spazio a lui, cominciamo già da oggi, vediamo appunto. Domani prima serata, ore 21, Freddy Guarin.